Dunque, nessun ribaltone, piena fiducia da parte del club nel lavoro di Gaetano Auteri, che tornerà al 3-4-3. Ma c'è un dato che purtroppo non è cambiato, ed è quello relativo ai gol subiti. Sempre tanti a prescindere dal sistema di gioco. Così il DS Luca Matteassi. La pressione tra tutti che veniva detto che dovevamo cambiare modulo perché subivamo troppo, non eravamo equilibrati, eccetera. Prima creavamo di più, prendevamo qualche gol in più. Adesso prendiamo qualche gol, i gol li prendiamo lo stesso, però creiamo di meno. Quindi forse questa squadra è stata costruita per giocare 3-4-3. Con l'errore di non aver preso un centrocampista in più, se c'è una persona che ha delle colpe è il sottoscritto, però purtroppo è andata così, mi assumo le mie responsabilità, però ripeto, io questi giocatori, la qualità di questi giocatori non la cambierei mai con nessuno, perché ce ne abbiamo veramente tanta. Questa squadra ha solamente un problema, che deve capire che non conta se uno l'anno scorso ha vinto il campionato, se 4 o 5 l'anno scorso giocavano in Serie B, conta la cattiveria, la fame, e daremo fastidio a tutti anche nei playoff. Io lo scrivo adesso: chi incontra il Pescara nei playoff, nessuno vorrebbe incontrare il Pescara nei playoff, ve lo garantisco. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare prima più in alto possibile. Ormai parlare di primo posto non si può, perché è come prendere in giro le persone. Io qua a Pescara ho firmato per un anno, io non sono abituato a leccare il culo a nessuno, e quindi io ho un contratto solamente se vinco il campionato, altrimenti sono a casa. Non so se durerò 2 giorni, una settimana, un mese, 2 mesi, fine stagione, non lo so quello che succederà. La squadra l'ho costruita io, non so come siete abituati. Se ci sono problemi, le responsabilità me le prende il sottoscritto. Anch'io avrei voluto un centrocampista in più, ma purtroppo c'è una lista, magari in altra uscita pensavamo di farla, non siamo riusciti a farla, quindi gli incastri non sono andati a buon fine. Magari anche lì dietro i due braccetti, che di solito nel 3-4-3 devono essere aggressivi e correre in avanti, non mi pare che abbiano queste caratteristiche. A me piacciono i difensori, anche perché Ilanes è un giocatore importante che ha avuto qualche problemino, adesso lo sta risolvendo. Ingrosso è già stato con il mister, lo conosce a memoria, è già stato un suo giocatore. Drudi è un giocatore, per me ha buttato via non so quanti anni, una carriera, perché poteva veramente fare una carriera molto più importante. Abbiamo un giocatore come Veroli che sarà il futuro del Pescara. Se doveste fare qualcosa a gennaio solo per il centrocampo, quindi no, penso anche per gli altri due reparti. No, noi dobbiamo pensare solamente a queste 5 partite. Ho 5 capito. Partite capiremo tanto, da queste 5 partite vogliamo capire, ripeto, la qualità c'è. Vogliamo capire un attimo chi ha le palle, chi ha la fame di rimanere a Pescara.